comunque il servo sterzo, che non è la macchina, non la senti nemmeno pesa, è tutto non care. Sa che Marco non c'è, sta. Guarda cosa si fa a noi, eh? Lo chiami? No, non lo chiamo. No. Allora, come fai a sapere se c'è un... Mandiamo una bella foto. Consenti a Facebook di accedere? Ma certo, adesso qui apposta. Sei 269. Sta cercando di mettere. È scritto tutto in tedesco. Sì, ma io lo capisco perché io sono. È multilingua? Io sono multilingua. Te la piglia nel culo, te è multilingua. A volte ci sono proprio queste barriere proprio linguistiche che ci fregano, però perché abbiamo noleggiato questa macchina in tedesco. In tedesco, cioè abbiamo noleggiato la macchina a Livorno, però il ma forse c'è anche la scelta della lingua. No. No, sì, ci deve essere per forza. Qui in pratica siamo tornati dove tutto è cominciato, dove 150 metri, svolta a destra verso via Mare Adriatico. Dove io e Paola in pratica abbiamo passato la prima estate insieme per fare le prove tecniche di convivenza. Dopo un sacco di anni siamo tornati qui, l'ultima volta che ci siamo stati nel 2013, durante quella neviata che fece che... Antonio, poi svolta a destra e prendi via Marzocca. Io faccio il cazzo mi pare, capito? Ti bellina, c'è il navigatore che parla, ha visto che hanno tutti la stessa voce, no? Questi. Insomma, siamo stati qui nel 2013, durante quella nevicata che sembrava essere all'interno dell'Overlook Hotel. Siamo stati bloccati dalla neve per quanti giorni? 10. 10 giorni, vediamo che Paola ora è... A destra e prendi via Marzocca. Lo so, chetati. Prendi per via Marzocca. Sbrindello la macchina ora, eh. Me lo devi dire ora, me lo devi dire quando... 200 metri. Svolta a sinistra. Paola sta avendo un dialogo costruttivo, ma anche un dialogo... Ma anche no, con il navigatore. Amore, c'ho da comprare un paio di zeppe perché non arrivo a pedali, te lo dico. C'è l'autovelox o no? Ma penso di sì. Tra 50 metri, svolta a sinistra e prendi via Marina a SS16. Mancano 9 minuti. Ma dov'è? In via? 2 giugno. Ma te come hai trovato? Come hai fatto a sapere che era quella delle di lei? Mi ricordavo approssimativamente la zona, come punto di riferimento ho preso il ponte che porta nel centro di Senigallia e mi ricordavo che era vicinissimo tipo a quel ponte. Lì è tutto un'escalation. Tra 500 metri alla rotonda prendi la prima uscita e prendi via Po ad Esti SS16.
Insomma, bimbi, ora si va a fare un po' di spesetta e si compra del tipo un po' di cibo. Di cibo, sì, per forza, di carne per la brace. Ora la bella che Paola che va a gozzoni. Ma perché questa macchina è particolare, capito? C'ha, soffre di intelligenza artificiale. No, perché non siamo abituati a guidare mobilitaria. Certo, noi siamo abituati alla nosotros mobile. Video? No. Lo riconosci? No? Sì. Allora, 15 persone, quello non mi spaventa, cioè non mi spaventa apparecchiare e sparecchiare per Ma non c'è da apparecchiare, ci sono cartoni sotto. Esatto, quindi quando sparecchi togli i cartoni. Problema è che lei dice che poi c'è chi la mangia fredda. Ma è un dato di fatto. E quindi come si risolve? Mangiando il loco. Te martedì cosa fai? Te potresti fare il pomeriggio la cena per tutti. E poi la porti su a casa mia. Mira il dito, Pedro. Bella, stamani Paola si è alzata un po' in modo non ha voglia di fare niente, non né di camminare. Stamani vuole vivere zero. Voglia. Forse sarà quest'aria settembrina, perché il cielo si è un po'... I necrologi non fanno altro che accentuare questa atmosfera. Da queste stradine ricordano un po' il quartiere di Jack lo Squartatore. Che ci pensi? Andiamo, vieni. Adoro questo profumo. Gran vita. È come quella volta che ho fatto la bottiglia di vomito finto.